creatura umana, certamente. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Ecco, io non so combinare il battesimo dei bambini con questa esigenza, con questo comando di Cristo così esplicito, così chiaro. Allora, a Don Antonio Silvestri voglio citare e invitare a riflettere su due episodi che abbiamo nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, e riguarda uno il capitolo 16, uno il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli e l'altro il capitolo 16. San Pietro annuncia il Vangelo per la prima volta ai pagani, quindi a non ebrei, a non circoncisi, a Cesarea Marittima, in casa del centurione romano Cornelio. Alla fine del discorso di San Pietro si verifica quella che è detta la Pentecoste dei pagani, ossia lo Spirito Santo scende con i segni visibili su tutti quelli che erano convenuti nella casa di Cornelio. Notiamo subito che Cornelio è un ufficiale in esercizio, in attività, quindi era giovane, poteva avere 30, 35 anni, massimo 40 anni, l'età piena insomma di un uomo nell'antichità. E Pietro ordina che siano battezzati tutti, tutta la famiglia. Ora, qui, Don Antonio, rifletta bene su questo. In una famiglia patriarcale, come erano anche le nostre famiglie d'una volta, in cui convivevano diverse generazioni, nonni, genitori, nipoti, figli sposati e pronipoti, non è assolutamente da escludere che ci siano anche i bambini, che anche i bambini siano battezzati. Lei può ricavare solo un elemento a favore di questo, non contro il battesimo ai bambini suoi. Questo vuol dire universalità. Lei non può dire che non siano inclusi i bambini questi. Nessuno Padre, lo può verificare. Questi argomenti sono un po' logorati dal troppo uso che ne fate. Dimostri però, lei che non, sia ve- che certo, non è vero quello che io a dico. A proposito degli Atti degli Apostoli al capitolo undicesimo, sì, la famosa famiglia di Cornelio, sì, Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano, sì, il discorso, non che erano presenti, ma che ascoltavano. C'erano Padre, anche i bambini, mi faccio, tra questi, mi faccio terminare, dove, sì, mi faccio terminare, certo, perché questi bambini voi ce li, certo, volete vedere per forza, voi volete vedere il pelo nell'uovo per forza. Qui invece noi stiamo alle scritture, esattamente, sì, alle scritture. Sì. Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, non su tutti i presenti, ammesso pure che ci fossero bambini. Ascoltavano il discorso. Allora Pietro disse, forse che si può proibire, sì, che siano battezzati con l'acqua coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Sì. Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso di Pietro. I bambini, neonati certamente, non potevano ascoltare il discorso di Pietro, l'ascolto vero e proprio. Lo Spirito Santo scese solo su coloro che avevano ascoltato la parola. Questo... E questo dice la Bibbia. Questo dice, Padre. Atteniamoci a quello, sì, che dice. Bene. Lei stesso ha portato, sì, questo passo, certo, e adesso atteniamoci a questo. Ci atteniamo a quello. Non divaghiamo. No. E allora lo Spirito Santo scese solo su coloro che avevano ascoltato. Quindi esclusi i bambini, anche se ci fossero stati. E Pietro ordinò che fossero battezzati solo coloro sui quali era disceso lo Spirito Santo, cioè su coloro che avevano ascoltato. Ecco, allora esclusi i bambini. Perché secondo lei un bambino, anche un neonato, non è capace di ascoltare l'amore, cioè, della mamma? Il sorriso, no, della mamma? Qui non si tratta di ascoltare, no, il sorriso, qui si tratta di ascoltare il discorso di Pietro. Qui dice su coloro che avevano ascoltato il discorso, sì, non l'amore della mamma. Ma Don Antonio, scusi, mi meraviglio di lei, uomo, sacerdote, e so che è stato parroco. Perché lei non ha mai insegnato il catechismo ai bambini? Perché, certo, nella sua parrocchia non ha mai fatto il catechismo
Certo. Perché nella scuola materna... Ma ai neonati, padre? Ma qui lei con questa esegesi... Lei insegna il catechismo ai neonati. Lei con questa esegesi esclude gli infantes, i bambini, nella loro totalità. Anche quelli che sono già in grado di recepire, come imparano ma a parlare. Intanto qui non c'è scritto che ci fossero bambini. Io ho detto... Voi ce ne volete vedere per forza. Io le ho detto... Per forza. Perché non esistono anche delle famiglie senza bambini? Io le che ho non detto, hanno bambini, più io, bambini, ma sono tutti giovani. Io le ho detto come indizio. E poi indizio. Io il catechismo non l'ho fatto mai ai neonati, no, questo no. Ma lei è, qui stiamo parlando di bambini intanto, stiamo parlando di bambini. E poi veniamo all'uso intanto già nella è chiesa escluso il battesimo dei neonati che voi fate. Voi da questi passi deducete che si possa fare il battesimo ai neonati. Questo è grave, questo è voler vedere di più di quello che la parola dice. Questo vuol dire fare delle conclusioni sproporzionate, caro padre. La sfido a trovare un passo in cui i Vangeli o il Nuovo Testamento escludono formalmente il battesimo ai bambini. Eccolo qui, subito, ce l'ho subito pronto, padre. Ai bambini. Ce l'ho subito pronto. I due casi che io le ho citate. Primo capitolo del Vangelo di San Giovanni. A quanti però lo accolgono il verbo di Dio dà il potere di diventare figli di Dio. Col battesimo si diventa figli di Dio. Certo. A quanti lo accolgono dà il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Io adesso mi appello al buon senso di tutti. Qui non si dice chiaro e tondo che per poter essere battezzati, per poter accedere al battesimo, bisogna prima accogliere Cristo. Accogliere Cristo è una scelta assolutamente personale, soggettiva. A quelli che credono, quindi prima bisogna credere, e allora il Verbo ti dà il potere di diventare figlio. Del resto, San Cirillo di Gerusalemme dice la stessa cosa. In una sua celebre catechesi prebattesimale, San Cirillo, il grande sì, catechista certo, battesimale, certo. Vero è dunque che, come dice Giovanni, la figliolanza di Dio non viene data senza il concorso della libera volontà. A quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome sono stati fatti degni di diventare figli di Dio. Quelli che scelsero liberamente di credere, non prima che credessero. E poi aggiunge, non giungiamo alla figliolanza di Dio per necessità di natura, ma per libera scelta della volontà. Più chiaro di così, padre. Non c'è nemmeno il sole di mezzogiorno. Le pratiche religiose senza una base biblica, introdotte nella Chiesa attraverso i secoli, costituiscono un retaggio di tradizioni e credenze popolari che sopravvivono sull'ignoranza delle sacre scritture. La storia ricorda come nella misura in cui la parola di Dio veniva ignorata, saltavano al suo posto le invenzioni più fantasiose e devastanti. Nel 270 si costruiscono altari e si accendono ceri nel culto. Nel 370 Basilio di Cesarea introduce il culto dei santi, si inizia a pregare per i morti. Nel 401 viene istituita dai vescovi la cresima. Nel 538 il vescovo di Roma si attribuisce il titolo di Papa. Nel 590 con Gregorio il Grande si diffonde l'idea del purgatorio. Nel 609 Bonifacio IV invoca il culto di Maria Vergine e dei Santi Angeli. Nel 758 si ritrovano tra i monaci di Oriente le prime tracce della confessione auricolare. Nel 787 il Concilio di Nicea stabilisce il culto delle immagini, della croce e delle reliquie. Sorvolando su altre poco nobili invenzioni della Chiesa romana, giungiamo nel 1076, quando Papa Gregorio VII, in un delirio di potenza, osa affermare l'infallibilità della Chiesa. Seguì nel 1095 Papa Urbano II, inventandosi il diabolico meccanismo delle indulgenze, campione di un'incredibile devastazione della fede. Nel 1184
il Concilio di Verona diede l'avvio all'Inquisizione, un incomprensibile e infernale fenomeno di crudeltà omicida che ancora oggi desta viva apprensione.